tradizione centenaria, Beato Edoardo Materiali Ferrosi. Una grande azienda, una storia iniziata nel lontano 1933 da una famiglia di fabbri ferrai, azienda ancora oggi a conduzione familiare. Beato Edoardo Materiali Ferrosi a Santa Maria di Sala, Venezia. Vendita all'ingrosso di laminati, trafilati, tubi, lamiere, travi profilati. Taglio lamiere e taglio profili, servizio di ossitaglio. Un grande magazzino di 12.000 metri quadrati per offrire una vastissima gamma di prodotti sempre disponibili, per soddisfare le esigenze di qualsiasi tipologia di cliente. Consegne sicure, veloci, puntuali ed affidabili, con propri mezzi in tutto il Veneto. Beato Edoardo Materiali Ferrosi, un servizio in continua crescita e miglioramento giorno dopo giorno. Beato Edoardo Materiali Ferrosi a Santa Maria di Sala, Venezia. Una famiglia, una storia, un'azienda. Dal 1933. Sempre di più, e la lira cede e precipita giù. Svalutation, valutation, cambiano i governi, niente cambia lassù. C'è un buco nello Stato dove i soldi vanno giù. Svalutation. Gentili telespettatori di Prima Free e di Internet, ben ritrovati di cuore anche oggi con la nostra opinione giornaliera che vi aggiorna, che vi informa e che vi fa un po' di buona compagnia. Mi rivolgo ai compagnucci europei e anche a quelli italiani, dai, hanno fatto un casino della malora. Quando si tratta di strumentalizzare, sono sempre lì in prima linea. Vorrei parlare con certi personaggi per dire loro come mai, quando la Giorgia Meloni si è recata per lavoro, non per motivi turistici, in Indonesia, ha portato con lei la figlioletta, non vi dico, l'hanno aspramente criticata. Adesso non leggo una riga, dico una riga, per criticare quello che hanno fatto in Europa. Il Deus ex machina è un ex comunista, ha fatto carriera col Partito Comunista, col PD. Non c'è niente da fare. Loro si sanno vendere bene, sono degli artisti, sono degli attori nati. Io mi auguro che la magistratura belga continui ad indagare, perché ci sono altri responsabili, non sono solo quei due o tre momentaneamente arrestati. C'è tanto di marcio sotto. Il grave è che ci fanno il lavaggio di cervello. Non fate questo, non fate quello, altrimenti vi puniamo. Le solite minacce, cari compagnucci sinistroidi, specialmente quelli dell'Europa, pagate il caffè con il POS, però prendete le tangenti in contanti, vero? È venuto fuori di tutto. Allora, solo per opportuna conoscenza, molti, anzi la gran parte dei miei telespettatori è al corrente di quello che è successo in Europa, un vero e proprio terremoto ha scosso dalle fondamenta l'Unione Europea. Io pregherei la regia di mandare in onda questo servizio illustrativo per capire meglio la faccenda.
e dopo io continuo a fare le mie annotazioni. Grazie. Sacchi di banconote, vacanze d'oro, favori e mazzette. Un'inchiesta condotta dalla magistratura belga che sta mettendo sotto sopra il Parlamento europeo. Nell'occhio del ciclone, per quella che è stata già ribattezzata la Tangentopoli di Bruxelles, c'è la sinistra europea, accusata di condurre affari e malaffari con il Qatar. Al centro dell'indagine c'è Antonio Panzeri, ex sindacalista cresciuto politicamente nel PCI, europarlamentare con il centro-sinistra per 3 mandati dal 2004 al 2019. Nella sua residenza belga sarebbero stati trovati 600.000 euro in contanti. Il coinvolgimento forse più eclatante di questa vicenda è però quello della vicepresidente del Parlamento europeo, la greca Eva Kaili, arrestata insieme al compagno Francesco Giorgi, ex assistente parlamentare di Panzeri. Una coppia, quella di Giorgi e Kaili, molto conosciuta a Bruxelles. Entrambi belli, giovani e talentuosi. Lei, originaria di Salonicco, una laurea in architettura e una breve carriera da giornalista televisiva prima dell'ingresso in politica. Speriato che rimanga all'ESA Postai. Lui, arrivato a Bruxelles dall'Interland milanese, assistente parlamentare dal 2009, specializzato nel Maghreb e grande appassionato di vela. Nella loro residenza belga sono stati trovati sacchi di banconote per centinaia di migliaia di euro. Proprio da qui, dall'appartamento della coppia, ha tentato la fuga con una valigia piena di soldi il padre di Kaili, bloccato giusto in tempo dalla polizia giudiziaria, arrestato ma ora rilasciato. L'accusa è che tutti questi personaggi abbiano ricevuto denaro e regali dal Qatar per favorire politicamente il paese, influenzando le decisioni economiche e politiche del Parlamento europeo. Associazione per delinquere, corruzione e riciclaggio sono i reati contestati. Alla luce di tutto ciò, colpiscono ora le parole pronunciate solo qualche settimana fa a Strasburgo dalla vicepresidente Kaili. L'Ufficio internazionale del lavoro ha detto che il Qatar è un pioniere nei diritti dei lavoratori, nell'abolizione della kafala e nell'aumento del salario minimo. Un'inchiesta che dal cuore dell'Europa ha raggiunto pure la provincia di Bergamo, dove dopo una notte in carcere si trovano ora i domiciliari anche Maria Colleoni e Silvia Panzeri, rispettivamente moglie e figlia dell'ex eurodeputato. Le donne, secondo l'accusa, sarebbero state pienamente consapevoli degli affari dell'uomo, un sistema di corruzione che avrebbe loro assicurato soldi, regali e viaggi da sogno. Insieme a loro sono stati arrestati a Bruxelles altri italiani. Luca Visentini, segretario generale della Confederazione Internazionale dei Sindacati, ora però rilasciato, e Niccolò Figatta Lamanca, segretario generale di No Peace Without Justice, ONG fondata negli anni 90 da Emma Bonino e ora coinvolta nell'inchiesta belga insieme a Fight Impunity, altra organizzazione fondata invece nel 2019 proprio da Panzeri per combattere le violazioni dei diritti umani. Avete visto, avete ascoltato bene, io avrei pensato che gli amici della sinistra in Italia, in particolare quelli che hanno criticato la Giorgia Meloni perché si è portata la bambina in Indonesia, dicessero qualcosa. Vedete perché io a volte mi arrabbio? Per questa ipocrisia strisciante che esiste a sinistra, sono pronti a saltarti addosso quando ci sono delle condizioni particolari di critica che loro sanno cavalcare bene. Quando hanno il morto in casa, chiudono ermeticamente la porta. Non volevate voi l'eliminazione del contante per favorire le banche? E io sono convinto che l'evasione non dipenda dalla lotta al contante, l'evasione si combatte in tutt'altra maniera, credetemi, perché loro sono dei maestri. Io mi chiedo come sia possibile che una ragazza giovane come la vicepresidente,
quella bella donna greca avesse in casa sacchi pieni di euro, il suo compagno, l'ex comunista, una vita da nababbi, a noi dicono di stare calmi, ci ammoniscono, loro fanno una vita dispendiosa. Cosa non farei per stare 5 minuti con l'ex comunista, quello che ha mosso tutto? Hanno parlato del Qatar Gate, il caso del Qatar. Noi a Napoli, in dialetto, diciamo i sord, i renar fanno venire a vista i cecat, cioè i soldi, il denaro, fa venire la vista anche ai ciechi. Figuriamoci quando ne hanno tanto di denaro. È il caso di dire che i compagnucci hanno l'abilità di mettere i soldi nelle cucce dei cani, capisci a me, cuccia dei cani, cirinna, oppure negli armadi, hanno aperto gli armadi e sono stati travolti dalle banconote, o nei sacchi, o nei trolley. Si dice che la ormai ex, perché è stata espulsa, l'ex vicepresidente dell'Unione Europea avesse chiamato il papà in aiuto. Il papà è stato fermato in flagranza con un trolley pieno di euro. Ma si può andare avanti così? Questa è una condotta scellerata da punire severamente, perché loro fanno una vita meravigliosa e ammoniscono la povera gente che deve rispettare regole, leggi durissime, devono fare sacrifici con il caro bollette, non si sa dove si andrà a finire, e questi signorini fanno quello che vogliono. Non c'è giustizia. Mi fermo una manciata di secondi per i nostri spunti commerciali e dopo vado a chiudere, grazie. Mete e obiettivi. La tua guida è una voce che riecheggia dentro di te. Tutto è possibile. Il progetto di una nuova casa o la sua ristrutturazione a volte sembra impossibile, a volte spaventa. Noi di Callegaro Costruzioni capiamo le tue necessità e le tue aspettative e prenderai col nostro aiuto le decisioni migliori. Renderemo il cantiere e le nostre lavorazioni di ultima generazione un'esperienza unica. Insomma, non sarai mai solo. Callegaro Costruzioni, una mano all'ambiente, una al sogno di una vita. Ben ritrovati, gentili telespettatori di Prima, Free di Internet. Come mia abitudine, ogni tanto faccio un po' di pubblicità alle mie trasmissioni. Mi rivolgo ai nuovi, a quelli che mi dovessero vedere la prima volta. Io, oltre a questa rubrichetta, l'opinione di Enzo Spatalino, che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20:30, conduco un'altra trasmissione un po' più corposa che si chiama La Voce d'Italia. Copriamo tutto il territorio nazionale. Va in onda in rigorosa diretta sempre dal lunedì al venerdì, per il momento dalle 19 alle 20, con ospiti in studio e con la possibilità del pubblico di intervenire. Mi raccomando, segnatevi i canali magici per poter essere informati. Canali 170 170,
e 231-231 del digitale terrestre. Se incontrate qualche difficoltà nel vederci, perdete qualche minuto per risintonizzare i canali. Telecomando, menu, risintonizzazione automatica e ci vedete. Ripeto, canali 170 e 231. Poi ai miei fedelissimi rivolgo la stessa preghiera di iscrivervi ai miei canali YouTube e Telegram, Spatalino TV. Chiudo oggi la mia opinione facendovi vedere una rassegna di personaggi. Io l'altra settimana mi occupai del caso Soumaoro, uno dei tanti che ha trovato l'America in Italia, l'Eldorado. Vengono qui, piangono all'inizio, prendono le misure, capiscono l'antifona e fregano il prossimo. Pregherei la regia di far vedere a chi si accompagnava Abubakar Soumaoro, personaggi di spessore. Che figura di cacca che hanno fatto! Adesso tutti quanti scappano di qua, di là, cercano di dire non ero io, ero distratto, non sapevo con chi andavo in giro. Vergognatevi, avete dato legittimità a un personaggio che vi ha preso per i fondelli. Dai regia! Qui lo vediamo con Bonelli, Fratoianni, i veri responsabili della sua candidatura. Adesso si lamentano. Poi qui c'è il mio corregionale, un altro di buono, Saviano, con un giornalista da Milano, sorridenti. Loro pensavano di fare pubblicità a un santarellino. C'è anche addirittura il mio corregionale, l'ex presidente della Camera, Fico, poi con questa signorina che si candida forse per guidare il Partito Democratico, Anil Shenley, un nome strano, qui ancora con un politici, addirittura Bonaccini, questo è grave, non ricordavo che anche l'attuale presidente della regione Emilia-Romagna si fosse fatto vedere insieme a questo signorino. Che vergogna, col sindaco di Milano, l'ex ministro dell'interno, che figuraccia. Poi c'è anche la Concita De Gregorio, tutti hanno protetto questo signorino e adesso si fa a gara nell'evitarlo. Ricordatevi che noi stiamo attraversando un momento gravissimo. Continua l'invasione dell'Italia. Domani comincerò a parlare del pericolo. Io pensavo che con questo governo di centrodestra si riuscisse, se non ad eliminare, ma a arginare l'invasione. Nulla di tutto questo, e lo confesso, sono molto, ma molto deluso. E valga il vero, anche per oggi penso che possa bastare. Grazie di cuore per la cortese attenzione nei nostri confronti. Un grazie ai nostri sponsor e un grazie alla nostra struttura tecnica che mi sorregge ogni giorno per la parte tecnica. Arrivederci.